Bentornati alla Locanda del Castello, qui siamo a Rovereto, in Piazza Malfatti, in pieno centro storico. Proponiamo la cucina del territorio, con prodotti tipici trentini, ma anche nazionali e vegetariani. Abbiamo un'ampia scelta di vini e una buona selezione di grappe. Il cliente qui troverà cortesia, professionalità e uno staff di ragazzi giovani pronti ad accogliervi. Ciao, sono Davide, sono il sous chef della Locanda del Castello e oggi insieme al mio chef Ronny andremo a mostrarvi alcuni dei nostri piatti che abbiamo nel menù. È composto molto variegato tra menù tipico, carne, pesce e vegetariano. Quello che andremo a mostrarvi oggi è due antipasti, un primo e due secondi. Come primo antipasto vi proponiamo una tartare di picagna, un taglio molto particolare. Noi lo proponiamo da un Jandou francese. Molto molto buono, una qualità superiore, andiamo a condirlo e poi a guarnirlo con delle cialde di polenta. Come secondo antipasto invece, sempre seguendo la linea della polenta, vi proponiamo un tortino di polenta. Usiamo noi una farina gialla di Storo, quindi della zona, qui da noi. Mettiamo dentro poi un cuore morbido al casolet, anche quello della Val di Sole, sempre qui in Trentino, servito poi con una crema ai porcini. Proseguiamo poi con un risotto, un piatto molto apprezzato dai nostri clienti, fatto con della barbabietola, guarnito poi con una crema al taleggio, anche quello locale, e poi con del guanciale croccante. Passiamo poi ai secondi, che sono un po' il nostro cavallo di battaglia, ciò che i nostri clienti apprezzano di più. Parliamo delle costolette di cervo, che noi sfumiamo al gin e serviamo poi con una salsa demi glace con un contorno di spiedini di verdure. Passiamo poi all'ultimo secondo, un piatto unico che racchiude un po' tutto il menù e un po' tutta la zona, composto da delle tagliatelle a ragù di cervo insieme a dei canederli, proseguendo poi con della polenta e uno spezzatino di capriolo. Infine arriviamo ai dessert, possiamo passare ai grandi classici come lo strudel, sempre locale, oppure un tiramisù un po' rivisitato al pistacchio. Ormai siamo in periodo natalizio, appunto siamo a inizio dicembre, quindi in prossimità del Natale. Noi appunto proporremo per quelle giornate, anche quella di Capodanno, un menù specifico, degustazione, che potrete trovare sul nostro sito www.locandalcastello.it. Siamo in centro storico a Rovereto, in prossimità proprio dei mercatini di Natale. Vi aspettiamo!